Ben ritrovati sulle frequenze della nostra carissima radio, nuova puntata di Spazio Giovane, nuova catechesi, se Dio vuole, sulla Divina Volontà. Vi faccio un riassunto breve della puntata della scorsa settimana. Abbiamo cominciato a vedere quella particolare forma, chiamiamola di preghiera della Divina Volontà, se preferiamo anche di unione con la Divina Volontà, che sono i cosiddetti giri, cioè i modi con cui ci si unisce con la Divina Volontà lì dove si trova. E abbiamo cominciato rivedendo, quindi considerando, i giri nel fiat creante, ossia i viaggi che si fanno all'interno della creazione. Per andare a vedere dove la Divina Volontà possiamo, diciamo così, secondo il nostro modo di parlare, andarla a trovare, cioè anzitutto nella creazione, dove la Divina Volontà ha lasciato una sua firma indelebile. Io per chiudere questo argomento, ecco, volevo leggere uno o due brani, adesso vediamo, proprio tratti dagli scritti di Luisa, che fanno ulteriormente comprendere il modo con cui Dio è presente in questa creazione, no? Perché possa ulteriormente, diciamo così, venirci la voglia di girare. Ecco, la vita nella Divina Volontà è molto bella perché ci va a far trovare Dio, il suo volere, il suo amore lì dove si trova, cosa possiamo fare in qualunque momento. E trovando anche, dico la sincera verità, per esperienza personale, anche molto conforto e consolazione anche nei momenti, diciamo, meno prosperi e meno belli della nostra vita. Volevo cominciare con leggere un frammento del 12 maggio del 1922 che si trova nel volume 14, che dice queste testuali parole. Sentite quanto è bello. Tutta la creazione è per me come il corpo all'anima, come la corteccia al frutto. Io sono in continuo atto immediato con l'uomo, attenzione, ma le cose create mi nascondono come il corpo nasconde l'anima. Ma se non fosse per l'anima, il corpo non avrebbe vita. Così, se mi ritirassi dalle cose create, tutte resterebbero senza vita. Attenzione, questo non è né immanentismo né panteismo, che sono due eresie, cioè Dio tiene nell'essere le cose create e in Lui e nelle cose create possiamo trovare delle tracce di Lui e la sua presenza attraverso il suo volere. Non è che Dio si identifica con le cose create o peggio ancora è la creazione. Attenzione, queste sono eresie. Ci sono dei passi, degli scritti che bisogna fare molta attenzione a intenderli correttamente perché quando si va in verità così elevate, ecco, il confine tra la bellezza della verità, ecco, e l'eterodossia dell'errore diventa molto molto labile. Avremo modo, ecco, di parlarne per diversi punti, insomma, no? Perché purtroppo il demonio immediatamente cerca di guastare e di corrompere le sorgenti d'acqua più floride e più belle, no? Quindi dobbiamo fare questa attenzione. Quindi attenzione, così se mi ritirassi dalle cose create, tutte resterebbero senza vita. D'accordo? In un certo senso è come la metafora del corpo e dell'anima è una cosa molto bella, cioè la mia anima è nel mio corpo fino a quando io sono vivo, ma la mia anima non è il mio corpo, né è la forma sostanziale, cioè il mio corpo adesso si esprime e vive perché la mia anima lo anima. Nel momento in cui sarò morto e l'anima se ne va dal mio corpo, il mio corpo diventerà cibo per i vermi, d'accordo? Ecco, quindi direttamente inteso, sicché in tutte le cose create, prosegue il testo, io visito l'uomo, lo tocco e gli do la vita. Sentite che bello, sto nascosto nel fuoco e lo visito col calore. Se io non ci fossi, il fuoco non avrebbe calore, sarebbe fuoco dipinto e senza visita. Attenzione, e mentre io visito l'uomo nel fuoco, attenzione, lui non mi riconosce né mi dà un saluto. E io la volta scorsa, chi non fa questi giri, chi non dice grazie a Dio per il fuoco,
per averlo creato e per questo atto benefico che mi concede e che io godo grazie a te, è un ladro. Capito? Perché gode di una cosa non sua, senza manco dire grazie a chi gliel'ha donato. Ricordate che l'ingratitudine è una delle cose che più feriscono, e è sicuro, insomma, che così è, il cuore di Gesù. Quindi non riconoscere i benefici da lui ricevuti e non dirgli grazie. Allora, non soltanto grazie per il ti amo che mi dai nel fuoco e che ti ricambio, ma ci metto il mio stesso ti amo in questo fuoco dove tu sei col tuo calore, d'accordo? Dove tu con un tuo atto creativo dai al fuoco le proprietà essenziali di questa creatura. E siccome in molti non sono buoni neanche a dirti grazie, e il cuore di Gesù è lacerato per l'ingratitudine degli uomini, riparo e ti dico grazie e ti amo per tutti, questo è il giro. Quindi c'è sempre questa dimensione, gratitudine, sostituzione vicaria, chiamiamolo così, nella creatura che non può compiere l'atto di ringraziamento e di ricambio di amore che può farlo soltanto la creatura intelligente, e riparazione per chi non lo compie. Mi sembra di aver accennato la volta scorsa che ci sono tanti salmi, per esempio le lodi mattutine della domenica, dove quest'operazione di lodare e ringraziare Dio non soltanto per la creazione, ma nella creazione, noi lo facciamo. Benedite opere tutte del Signore, il Signore lodato e esaltato nei secoli. Nel salmo che si fa quasi sempre la domenica è il cantico, no? Benedite angeli del Signore, Signore, benedite cieli il Signore, benedite acque tutte che siete sopra cieli il Signore, benedite sole e luna il Signore, benedite stelle del cielo il Signore. Cioè, è chiaro che noi stiamo rivolgendo una sorta di esortazione al sole e alla luna di lodare il Signore. Che è inutile che non è che solo loro ci sentono, d'accordo? Ma attraverso questa formulazione verbale che è tipica della Sacra Scrittura, io sto lodando Dio per quelle creature, cioè per averle fatte, e in quelle creature, cioè prestando la voce alle creature che elevano la loro lode al Signore. Questo è un giro, capite? Vedete come alcune cose che poi il Signore ci ha spiegato attraverso Luisa. Ripeto, come tutte le rivelazioni private, sì, alcune sono certamente originali, altre sono nient'altro che focalizzazioni, esplicitazioni di ciò che già la Sacra Scrittura e la rivelazione evidentemente contiene, no? Perché, come ho detto innumerevoli volte in tantissime conferenze che ho fatto, la rivelazione privata per antonomasia non è altro che un'esplicitazione, un chiarimento, una focalizzazione, a volte molto molto forte, perché se si tratta di una cosa un po' implicita, è chiaro che l'esplicitazione è molto molto rilevante, ma è sempre un'esplicitazione. Cioè anche il dono della divina volontà, cioè, in senso stretto, alcune cose che si leggono negli scritti, per esempio gli atti, o la possibilità, lo vedremo, di moltiplicare attraverso l'unione con la divina volontà i nostri atti all'indefinito, dare a Dio una gloria infinita, eccetera, eccetera, lo vedremo poi mano a mano che andiamo avanti. In realtà però è tutto contenuto in nuce, perché in ciò che Gesù ci ha dato nel Padre nostro, perché fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, cioè la vita del cielo è vissuta sulla terra e nel cielo si vive di divina volontà. Ecco. Solo che come si fa a vivere in pienezza nella divina volontà? E Gesù te lo spiega, capito? Te lo esplicita, ma non si tratta di roba nuova. Cioè, quando, cioè, con chiunque si parla di divina volontà, con qualunque papa, con qualunque vescovo, con qualunque, cioè, tutti conoscono questa dizione, no? Fermo restando che ci sono, non si vuole minimizzare, ma ci sono degli aspetti che sono originali e di cui dobbiamo ringraziare il Signore per le spiegazioni puntuali che ci ha dato, no? Ecco. Per esempio, questa spiegazione così precisa di un giro nel Fiat Creante, io non l'ho trovata, insomma, prima in altri scritti che ho letto, poi sono, cioè, non è che ho letto tutto lo scibile della geografia cristiana, no? Però prima di oggi non l'avevo trovato. Proseguo la lettura perché è molto bella, no? Quindi nel fuoco lui non mi riconosce e non mi dà un saluto. Poi sto nell'acqua e lo visito col dissetarlo. Cioè, quando ne andiamo a bere, è Dio che attraverso l'acqua ci sta dissetando, perché se io non ci fossi, dice sempre Gesù, l'acqua non disseterebbe, sarebbe acqua morta. E mentre io lo visito, lui mi passa davanti senza farmi un inchino.
Voi pensate a quanti esseri umani, cioè, adesso spero che da oggi in poi, quando ci beviamo un goccetto d'acqua, un pensierino ce lo facciamo al Signore, no? Ma pensate a quanti esseri umani, cioè, se noi beviamo un sacco di volte al giorno, un essere umano se beve almeno 1 litro, 1,5 litri d'acqua al giorno, se non vuole morire disidratato. E chi gli ha mai detto grazie al Signore? Cioè, passa, Gesù dice, guarda, tu stai, è come se lui veramente fosse lì, tu passi di lungo, tranquillo, buonanotte, come se niente fosse. Ma io non me ne sono accorto, ma io non lo vedo. Appunto, non lo vedi perché questo è un orizzonte di fede. Ma la creatura acqua, cioè, magari l'uomo quanto è stupido, guarda, che non si può neanche dire stupido, scusate, quanto è sciocco. Cioè, le cose naturali che si trovano nell'essenza così come sta, ma chi è che è capace a creare l'acqua? Avanti, si faccia avanti qualche scienziato che dal nulla mi crea una sostanza come l'acqua. Da nulla però. L'acqua ci sta perché ci stanno le sorgenti, eh. Non è un prodotto dell'uomo. E chi l'ha fatta questa roba qui? Chi l'ha fatta? Da sola? Ricordiamo sempre che il caso è l'anagramma di caos. Caso era un anagramma di caos. Ed è la risposta degli stolti, d'accordo? Non diciamo le parolacce, manco piccole. Degli stolti. Cioè di quelli che sanno che di. Poi ancora, sto nascosto nel cibo e visito l'uomo. Aspetta, alza un po' il volume. Sto nascosto nel cibo e visito l'uomo col dargli la sostanza, la forza, il gusto. Se io non ci fossi, qualunque cibo tu stai mangiando, l'uomo prendendo il cibo resterebbe digiuno. Eppure in grado, mentre si ciba di me, mi volta le spalle. Voi sapete, insomma, che ci hanno insegnato, spero che vi abbiano insegnato a tutti quanti. Cioè, io lo dico ai miei fedeli, non so chi mi sta a sentire, tanto non è che ti sentano un granché. Cioè, almeno la mattina e la sera prima di andare a dormire, e prima e dopo ti pasti, ma gli vuoi di grazie al nostro Signore che ti sei svegliato, che ti ha fatto campare un altro giorno, che mangi, d'accordo? No. Zero. Cioè, tutti quanti noi, almeno questo qui, cioè la mattina quando apri gli occhi, che fai quando apri gli occhi la mattina? Cosa fai? A che pensi? Non è cosa da santi, secondo me, è cosa normale che ti svegli la mattina, c'è il crocifisso sul comodino, prendi il crocifisso e gli dai un bacio, gli dici, il primo pensiero lo rivolgi a Gesù. Non mi sembra un atto da grandissimo santo, questo mi sembra un atto bello, carino. Ma insomma, è l'ultimo pensiero prima di andare a dormire, a chi lo rivolgi? Di buonanotte a Gesù, gli dai un altro bacetto, o no? Quindi, e prima che mangi, dopo che mangi? Non vuoi dire assolutamente niente a Gesù? Cioè, noi magari non ci facciamo caso a queste cose, no? Perché siamo noi che siamo stolti. Ma sono cose che offendono il Signore, queste cose qui. Non abbiamo mai confessato. Io bevo e non ho mai detto al Signore che Dio è Gesù, grazie perché mi sta dissetando. Mangio e non ho mai detto al Signore grazie. Mi scaldo al fuoco, beato chi c'ha il cammino, che a me fa tanta devozione, purtroppo non ce l'ho. E non ho mai detto al Signore grazie. Allora, capiamo sotto questo punto di vista, per esempio, un bel cantico delle creature di San Francesco. San Francesco, io ho sempre pensato che a mio avviso si era molto avvicinato a questo mondo, pur non conoscendolo, diciamo, tematizzato ed esplicitato così come lo spiega in Luisa. Però si era molto avvicinato. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, proprio tutti quelli che nomino qui adesso, per sora acqua, per frate vento, eccetera, eccetera, no? San Francesco si era molto avvicinato, secondo me, anche l'episodio che racconto sempre di quando andò a parlare con l'Uomo di Gubbio, che io spero che tutti ci crediate, che non pensiate che quella è una leggenda, come dicono i razionalisti, che San Francesco non ha parlato con nessun lupo, quella è una leggenda che sono inventati per farlo passare come un santo, che parlavo con gli uccellini, quella è un'altra leggenda che si sono inventati. Io ho letto degli scritti, insomma, da parte di...
commentatori del mondo francescano che fanno, per chi ce l'ha, drizzare i capelli, insomma, no? Che sono un segno dei tempi, ecco, sarebbe da dire degli ultimi tempi, insomma, no? Dei tempi con, insomma, di morta fede e di impietà trionfante, dice Alberto Bartolo Longo, no? Cioè, io ci credo che San Francesco ha parlato col lupo e che ha parlato con gli uccelli, e per questo motivo che stiamo vedendo, perché San Francesco aveva raggiunto un tale grado di purificazione e di ritorno ad un'unione profonda con Dio, che la creazione gli obbediva. Altro che, ecco che significa tornare alla pace e ritornare a vivere nelle condizioni dell'Eden. San Francesco questo lo ha, ci cioè, si è molto avvicinato a questo fatto qua. Io ne sono convintissimo, non so cosa pensano gli altri esperti in tema di divina volontà, e sono fantasie mie, questa è opinione mia personale, ma io, insomma, leggendo gli scritti e conoscendo molto bene la vita di San Francesco, e quando ero giovane stavo in una parrocchia francescana, ho partecipato a ritiri, ho letto un sacco di roba, ho letto i Fioretti, ho letto le vite di Tommaso d'Acetano, la leggenda perugina, eccetera, insomma, quindi me lo so, cioè, ho passato i Natali a Greccio, insomma, facendo i ritiri, quindi qualcosa la conosco San Francesco. A mio avviso si avvicina molto a proprio a questa spiritualità, no? Ancora. Sto nascosto nel sole e lo visito con la mia luce, quasi ad ogni istante, ma ingrato mi ricambia con continue offese. Se non ci fosse il sole, a noi saremmo tutti morti, d'accordo? Senza il sole la vita non ci sarebbe proprio, ok? Penso che non serve averci la laurea per sapere che, cioè, le condizioni climatiche del pianeta Terra, ma non solo esse, anche le stagioni, l'inclinazione, l'asse, cioè, sono regolate da questo astro che birilla nel nostro sistema, capite? Dall'idrogeno che consuma, cioè, è bello anche andare a vedere qualche documentario ogni tanto. Io dico sempre che vorrei tanto, se ci avessi tempo, riprendere libri di biologia, di botanica, di anatomia, di astronomia, andare a rivedere tutte queste cose, a voglia a fagiri, stare, se qualcuno me leva dalla parrocchia e mi mette in pensione anticipata, o io passo il resto della mia vita, ma porto una biblioteca e passo le giornate a farmi veramente i giri, capite? Cioè, tu dici, egoista, sì, certamente sarebbe un pochino egoista, insomma, perché però ti vai a vedere, guardate che, cioè, pensate ad andare a vedere la creazione del corpo umano, le ossa, i tendini, i muscoli, il sistema nervoso, l'occhio, cioè sono capolavoro. Noi siamo ubriacati, circondati da Dio in tutto quello che vediamo. E vedete Gesù che dice: sto nascosto nel sole e mi ricambio con continue offese. D'accordo? Mi è successo l'altro giorno, era tanto tempo che non mi sentivo una brutta cosa. Stavo fermo in una strada, c'era certamente una persona che, istigata dal demonio, era atta a far perdere il sistema nervoso alle persone vicine, perché bloccava il traffico facendo cose inutili. Io ho sentito uno che tirava giù una bestemmia che ha fatto storce mezzo circondario, mi ha fatto un'impressione orrida proprio, una cosa del genere, no? E certo, quello non sa quello che dice. Ma voi immaginate, in quel momento me lo sono immaginato, dico: ma tu pensa? Cioè, io da mo' che non sentivo di una bestemmia in queste, cioè veramente non proprio da tantissimo, che è capitato un elegantone, insomma, che ha bestemmiato la Madonna su davanti al sagrato della mia chiesetta dedicata alla Madonna, così come se niente fosse, l'ho anche passando io, insomma, quindi. Però mi ha fatto particolare impressione, dico: ma tu pensa, nostro Signore? Che il nostro Signore non è che è diventato sordo, eh? Cioè, quella cosa l'ha sentita. Lui vede tutto e sente tutto. Cioè, certo, che se prendo un repertorio di putredini e di monnezza continuamente dalla razza umana, che ci vuole solo la pazienza sua, eh? A me il Signore mi sta mano a mano che cresco negli anni, mi sta provando, mi sta raffinando. Vi assicuro che in tante situazioni pastorali che si incontrano, mantenere la calma, la pazienza, la pace. A volte veramente capisco il santo grado d'arte che ti sembra che hai scaricato un camion, cioè, che ha voglia a spappolare i fazzoletti, ma magari tu hai dovuto tanto sopportare le intemperanze di una persona o di un piccolo gruppo o di 4-5 persone o di una piccola comunità. Tu pensa
assorbisse tutto sto spettacolo da mattina alla sera. No. E se volesse, fa togliere il calore al sole, è finito tutto, ci mette un microsecondo, nostro signore, un microsecondo. A fa piazza pulita, basta, fine della trasmissione, un microsecondo, eh. E non lo fa. Quindi io penso che contemplare anche attraverso questi giri, la pazienza di Dio, penso che sia molto costruttivo, perché per quanto ci possano provare a farci perdere la pazienza, sempre meno di quanto cercano di farla perdere al nostro Signore, che ce n'ha veramente tanta, mamma mia. Ecco. Poi in tutte le cose lo visito ancora, nell'aria che respiro, che respira. Tu stai respirando, io sto respirando adesso. L'aria è un ti amo di Dio, d'accordo? L'ossigeno, l'idrogeno che sta nell'aria è un ti amo di Dio. Tu hai mai ringraziato il Signore perché respiri? Abbiamo visto che nell'atto preventivo viene divina volontà nel mio respiro, perché ogni modo di ispirazione ed espirazione possa essere un ti amo a Dio. Se tu lo fai nell'atto preventivo, anche quando non ci pensi, mentre respiri, stai amando il Signore e stai dando una gloria infinita, perché il Signore vuole che tu lo ringrazi per l'aria che respiri, eh? Nel fiore che olezza, il profumo di un fiore. Vuoi pensare a tutti quanti i profumi che ci sono nella natura? Provate a pensare. Quanti ne conoscete? Provate a pensare a qualche fiore che avete profumato. Una rosa, una margherita, quelle più di un ciclamino, non lo so, che è un'ortensia. Cioè, tutti quanti i profumi dei fiori. Io non lo so se esiste qualche membro della razza umana che li possa sentire tutti o li conosca tutti. Perché uno dovrebbe anche passare tutto l'altro giro di tutto il pianeta Terra, insomma, perché presumo che i fiori che ci stanno nella foresta del centro dell'Africa sono diversi dai fiori che ci stanno nella foresta dell'Amazzonia o in Asia. E chi li conosce quelli? Però ci stanno. Allora, girando, ha voglia di girare, capite? In qualunque momento noi possiamo prendere e viene. Attraverso, mi fondo con te di una volontà e ti ringrazio per tutti quanti i profumi dei fiori che per allietare questo senso che tu stesso hai creato, per darci un'idea del profumo che ci sta nel paradiso, perché questo c'è nel paradiso, hai creato. Ti amo per tutti i profumi che sperso nei fiori. Metto il mio profumo nelle sostanze che emanano questi profumi sensibili al nostro olfatto. E ti riparo e ti ringrazio per tutti gli uomini che ti hanno mai detto grazie, manco una volta quando hanno annusato il profumo di un fiore. A voglia a fagirico, da mattina alla sera. Tanto perché lo sappiamo, Luisa Piccarreta è stata messa da nostro Signore dentro una stanza di qualche metro quadro, immobilizzata per una vita, perché quando, dopo 46 anni, ha cominciato a capire bene queste cose. Lei non faceva altro che fare questo ininterrottamente. Sempre. O girava nella creazione, quindi stava continuamente dando a Dio la gloria, la riparazione per tutto quello che aveva creato. Poi faceva l'ora della passione, che è il prossimo argomento che vedremo. D'accordo? Quindi girava nel fiat redimente, faceva compagnia. Non faceva nient'altro che questo. Attenzione, che il nostro Signore ha detto che le operazioni che ha fatto questa donna valgono più di quelle di tutti i santi messi insieme, cioè sopra le operazioni di questa piccola donna. E qui io capisco che tu dici, ma tu oggi, che è un giorno strano, forse ti sei ubriacato di mosto, come dissero agli apostoli appena la prima predicazione. Ma Gesù ha detto che quello che ha fatto Luisa, unita al divino volere, non ha fatto nessuno, eh? Anzi, che tutti quanti questi atti non solo portano una santità straordinaria a chi li compie, ma veramente attirano benedizioni e grazie su tutti gli uomini, anche quelli delle generazioni passate. E qui la nostra mente si perde, perché io adesso sono nato, io vivo nel 2019, oggi nel 2017. Cioè, a sta pensare che io dico al Signore, mi fondo con la divina volontà e ti ringrazio per il profumo del mughetto che tu hai creato, d'accordo? Ti amo in esso,
Ecco, e questo atto produce effetti di grazia positivi su Giulio Cesare. Tu dici, ecco, Donà, siamo tutti pronti, alziamo il telefono 113 e recarsi nel paesino di Sermoneta a rinchiudere uno fuori di testa. Ma negli scritti c'è scritto questo. E è comprensibile questo perché fuso con la divina volontà, io esco fuori dal tempo, la divina volontà abbraccia tutti i tempi di tutti, cioè tutti gli atti di tutti i tempi. Cioè, tu dici, quando Giulio Cesare viveva, una grazia che Dio magari gli manda ai tempi suoi, lui che è eterno sa che quella grazia deriva dall'atto che io nella storia avrei compiuto quando è vissuto Giulio Cesare nel 40 a.C., 50 a.C., circa 2000 anni dopo. E non ci deve far stupire. Perché la divina volontà è eterna come Dio. Gli atti compiuti nella divina volontà sono eterni, sono divini, non sono umani. Questa è tanta roba questa qui, eh. Cioè, cerchiamo di comprendere. Addirittura negli scritti dice che questi atti ridondano a gloria del paradiso, cioè i santi che stanno in cielo, compresi i grandi santi, stanno guardando questi atti compiuti dalle creature. Che merito ci abbiamo? Nessuno. Nessuno. Che merito abbiamo di essere nati dopo che il Signore ha parlato in questo modo a questa donna? Nessuno. Così come non abbiamo nessun merito di essere nati dopo che Gesù Cristo è venuto sulla terra, anzi che prima, ma potrebbero pure dire quelli che sono vissuti nel VII secolo avanti Cristo, magari nel regno di Israele, sotto non mi ricordo quale regno, c'era qualche re in Israele nel VII secolo avanti Cristo. Dice, perché io sono nato nel VII secolo avanti Cristo e tu che stai facendo sta catechesi, pure prete, sai che sei nato nel 1971? E non lo sappiamo. Ringraziamo il Signore che ci ha toccato questa felice sorte. Ma questo è. Allora, termino. Ci picchia. Siamo andati un pochino oltre. Fa niente. In tutte le cose lo visito: nell'aria che respira, nel fiore che olezza, nel venticello che rinfresca, nel tuono che colpisce, in tutto. Le mie visite sono innumerevoli. Non ci abbiamo mai pensato. Cioè, vedete come nella divina volontà. Noi, cioè, capito? Il lavoro è un bellissimo lavoro, no? Andare alla scoperta del ti amo di Dio, imparare. Ecco perché inevitabilmente, io questo qui lo dico sempre, cioè se una persona entra in questo mondo, non può, è impossibile che questo non accada, non può non instaurare un rapporto intimo e personale con il Signore, è impossibile che questo non accada. Se questo non c'è, tu non stai facendo nulla di tutte quante queste cose. Cioè, senti, bella sta catechesi, che belle che sono queste considerazioni. Poi, tra poco, spegniamo la radio, stacchiamo il computer, spegniamo internet, oppure stiamo registrando, finisce il video di YouTube, finisce la diretta Facebook, finisce il podcast, e la vita è un'altra cosa. Ma se tu queste cose le fai o le hai fatte qualche volta, è impossibile che non producano effetti benefici. Impossibile. Ecco perché non c'è niente di più bello, capito? Niente di più bello. Il mondo si smonta, d'accordo? Trovano posto tutti quanti i marasmi che gli pare, d'accordo? E noi stiamo occupati in queste cose. Non è che uno si aliena e vive fuori dal mondo, ma significa che anche quando ci fossero situazioni così, io non perdo mai la connessione con l'Altissimo, non perdo mai la pace, non perdo mai la speranza, non perdo mai la gioia. Perché qualunque cosa accade, il sole brilla comunque, qualunque cosa accade, il fiore profuma comunque, il vento quando esco di casa lo sento, capite? Quindi bisogna familiarizzarsi con queste cose, piano piano, no? Vedi quanto lo amo, dice sempre Gesù. E tu, stando nella mia volontà, sei insieme con me a visitare l'uomo e a dargli la vita, vedete? Tu, stando nella mia volontà, sei insieme con me a visitare l'uomo e a dargli la vita. Capito? Perché quando noi facciamo un giro, quindi esercitiamo una operazione vicaria, sostitutiva per tutti gli esseri creati, noi siamo con Dio a portare gli effetti benefici di quella singola operazione della creazione che Dio ha fatto. Liberissimi come sempre, eh? Sapete che diceva Santa Bernardetta a Lourdes? Eh? A me la Madonna mi ha detto di dirvelo, non di farvelo credere.
d'accordo. Uno padronissimo dice: qui far navigazioni oppure sono cose troppo complicate, cose troppo difficili, a me non mi interessa, io non ci credo. Padronissimo, padronissimo. Io sì, io ci credo. E come? E tanto pure. Quindi, dal momento che mi sembra un'attività molto costruttiva, voglio leggere anche un'altra cosa, sempre dallo stesso volume, stavolta del 6 aprile. Così oggi chiudiamo l'argomento sul genere fiat creante, però io penso che vadano approfonditi bene. Allora, il 6 aprile del 1922, sempre su questo tema, più o meno, il Signore dice queste cose. Figlia mia, l'uomo per la terra ha dimenticato il cielo, ed è giusto che gli venga tolto ciò che è terra. Allora qui, attenzione, Luisa aveva una visione drammatica. Gesù l'aveva portata fuori di se stessa, faceva vedere masse di popoli piangenti, senza tetto, desolati, paesi crollati, strade deserte inabitabili, mucchi di pietre e di macerie, eccetera, eccetera. Gli è preso un infarto. Gesù qui dà una spiegazione che sicuramente farà arricciare il naso a più di qualcuno, ma io leggo, quindi queste sono parole, aprile 6 1922. Se qualcuno se lo vuole prendere con Luisa Piccarreta, vada sulla tomba che sta accorato e faccio qualche dimostranza sulla bara, perché io non so che dirgli, d'accordo? Sto leggendo alla lettera, ecco. Figlia mia, l'uomo per la terra ha dimenticato il cielo, è giusto che gli venga tolto ciò che è terra, e vada ramingo senza poter trovare dove rifugiarsi, affinché si ricordi che esiste il cielo. L'uomo per il corpo ha dimenticato l'anima, sicché tutto ha il corpo. Questo sembra, queste sono parole del 1922, ma sembrano pronunciate stamattina. I piaceri, le comodità, le sontuosità, il lusso ed altro. L'anima digiuna prima di tutto, ed in molti morta come se non l'avessero. Diceva queste cose nel 1922, e probabilmente quelle visioni che ha avuto Luisa nel 1922 si riferivano alle tragedie della Seconda Guerra Mondiale. Molto probabilmente, io non lo so, va alla supposizione. Ora è giusto che venga privato il corpo affinché si ricordino che hanno un'anima. Ma oh, quanto è duro per l'uomo! Quanto è duro l'uomo, la sua durezza mi costringe a colpirlo di più, chissà che sotto i colpi potesse ammollirsi. Quindi, qui chiaramente Luisa si sente straziare il cuore, cerca di intercedere verso il Signore. Comunque, andiamo avanti. In questo stato cercavo di fondermi nel santo volere di Dio e dicevo: amore mio, nel tuo volere, che è tuo e mio, tutte le cose create sono mie. Attenzione a questo passaggio. È stupendo. Ripeto, nel tuo volere ciò che è tuo è mio e tutte le cose create sono mie. Il sole è mio ed io te lo do in ricambio affinché tutta la luce ed il calore del sole in ogni stilla di luce e di calore ti dica che io ti amo, ti adoro, ti benedico e ti prego per tutti. Questo è un giro perfetto, questo. Cioè la creazione Dio l'ha data a noi, è nostra. Non perché ce ne serviamo e ce ne appropriamo come ladri, d'accordo? Ma perché la prendiamo e gliela riportiamo nella gratitudine, nell'amore e nell'adorazione per noi e per tutti. Le stelle sono mie ed in ogni tremolio di stelle, qui riprendo alcuni passaggi del Pellegrinaggio nella Divina Volontà che con cui vorrei chiudere poi questa nostra conversazione di oggi, se ci abbiamo tempo, speriamo. Le stelle sono mie, di ogni tremolio di stelle suggello il mio ti amo, immenso ed infinito ancora per tutti, non solo per me. Le piante, i fiori, l'acqua, il fuoco, l'aria sono miei ed io te li do in ricambio perché tutti ti dicano ed a nome di tutti. Ed è qui lo spiega benissimo cos'è un giro. Ti amo con quell'amore eterno con cui ci creasti. Attenzione, qui sta parlando non soltanto a nome di tutte le creature intelligenti, ma a nome di tutte le cose create. Ti amo con quell'amore eterno con cui ci creasti. Ma se volessi dire tutto andrei troppo per le lunghe, onde Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, quanto sono belle le preghiere e gli atti fatti nel mio volere. A Gesù questo modo di pregare piace tanto. Capite?
Questo è un nuovo modo di pregare. Nuovo in parte, perché ho detto, i salmi di lode che coinvolgono le creature hanno delle scintille di queste cose. Ecco, hanno dei prodromi, hanno delle introduzioni. Però in questa maniera, ripeto, dettagliata e completa, Gesù, a quanto ne so, l'ha insegnato bene attraverso l'ubicazione della divina volontà fatta a Luisa Piccarreta. Come la creatura si trasforma nello stesso Dio creatore e gli ridà il ricambio di ciò che lui le ha dato. E qui guardate che spettacolo. Tutto creai per l'uomo e tutto a lui donai. Uomo ingrato, sciagurato, disgraziato, che tutto il giorno a bestemmiare, tutto quello che ti sta intorno e tutto quanto sta rubato da Dio per te. Se Dio volesse ti incenerirebbe all'istante, caro bestemmiatore, all'istante. E tu sei un pozzo di infinita e continua ingratitudine, esecrabile e ingiustificabile. Queste sono glosse di Don Leonardo Maria Pompei, ecco, riprendo il testo, tutto crea per l'uomo e tutto a lui donai, nella mia volontà la creatura si innalza nel suo Dio creatore e lo trova nell'atto in cui creò tutte le cose per fargliene dono e lei, tremante dinanzi alla molteplicità di tanti doni, cioè rimane a bocca aperta e non avendo in sé la forza creatrice per poter creare tante cose per quante ne ha ricevute, che cosa fa? Offre le sue stesse cose per ricambiarle in amore. Tu prendi la creatura creata da Dio e gliela restituisci. Sole, stelle, fiori, acqua, fuoco, aria, ti ho dato, dice Gesù, per darti amore. E tu, riconoscente, li hai accettati e mettendo a traffico il mio amore me ne hai dato il ricambio. Sicché sole ti diedi e sole mi hai dato. Stelle, fiori, acqua, eccetera, ti diedi e tu me le hai ridonate. Le note del mio amore hanno risuonato di nuovo su tutte le cose create e ad un'anime voce mi hanno dato l'amore che feci correre su tutta la creazione. Attenzione, ad un'anime voce. Perché attraverso il giro nel fiat creante noi diamo voce a tutta la creazione, perché la creazione irragionevole, inanimata stessa dica a Dio il suo ti amo e restituisca il ti amo dell'atto creativo per il quale ciascuna singola creatura è, ma diciamo anche il ti amo a nome di tutta la razza umana, dando a Dio la gloria perfetta che gli è dovuta. Capito? Queste cose qua noi gli facciamo un favore. Vorrei dire una parola io sulla gratitudine. La gratitudine, dice San Tommaso d'Aquino, è un atto della virtù cardinale, della giustizia, perché se una persona ti ha fatto un bene tu sei obbligato a manifestargli la gratitudine. Cioè non è che vabbè ti dico grazie, no, tu grazie lo devi dire, capito? Non è un no, se non lo dici è peccato. Questo vale anche per l'ingratitudine umana, anche per l'ingratitudine tra noi. Io ricordo un mio professore, perdonatemi questa piccola digressione ma è molto calzante e consono col tema che stiamo facendo, un mio professore, perché bisogna sempre stare a parlare male di professori, della gregoriana dico pure, d'accordo? Che, mi ricordo, insegnava etica sociale, adesso mi viene in mente, che per far capire alcune cose, era una sua teoria di una certa dottrina, ma adesso non mi ricordo bene, parlava della analogia della gratitudine, faceva tutto un discorso, e io a certe cose, cioè, voi immaginate... Allora, immaginate tuo padre e tua madre. Tutti ce l'abbiamo, un padre e una madre. Tuo padre e tua madre ti hanno dato una cosa che tu non puoi restituire. Non gliela puoi dare, che è la vita. Punto. Ecco perché il quarto comandamento dice onora tuo padre e tua madre. Tu gli devi onore, ma è un delinquente. Non fa niente, è un delinquente che, grazie al quale tu però sei vivo sul pianeta Terra. E questa cosa tu sei obbligato a ricambiargliela e non gliela puoi restituire. Quindi devi essere grato a vita. Ma è un criminale, non fa niente. Devi essere grato a vita, capito?
sta sempre a parlare male, ma adesso facciamo Cicero pro domo sua, dei preti. Una cosa che a te ti dà un prete, una messa, tu non la puoi ricambiare, capito? Non la puoi ricambiare per nessun motivo, ma manco se tu andassi, se quel prete lo stessero minacciando, d'accordo? E tu ti offri e ti fai ammazzare da una canaglia che sta minacciando quel prete, gli salvi la vita, tu non hai ricambiato la messa che ha celebrato per te, eh? Non l'hai manco ricambiato, manco per niente, capito? Perché ti ha dato una cosa divina, che non c'è niente nel mondo che la possa ricambiare. Allora io penso che questo discorso della gratitudine andrebbe di molto approfondito, eh? E dobbiamo molto pensare al bene che abbiamo ricevuto dalle altre persone, eh? E non stare sempre a guardare cose che non funzionano, oppure fare finta di niente. L'ingratitudine fa male, fa, oh, che te fa finta di niente. E l'ingratitudine è stata manifestata come cosa dolorosissima da Gesù e dalla Madonna, uno con la rivelazione del Sacro Cuore a Santa Margherita e l'altra con la rivelazione di Fatima a Suor Lucia. Perché cinque sampa di riparatrici di cosa? Guarda, figlia, tutte quante le spine che gli uomini ingrati confliggono sul mio cuore immacolato senza che nessuno faccia un solo atto di riparazione per toglierne una. Oh, ma la Madonna ce l'ha dato il figlio di Dio, eh. Ce l'ha dato lei. Capito? E ce l'ha dato tutti i punti di vista, perché quando Gesù è uscito di casa, per iniziare la vita pubblica, se la Madonna avesse reclamato, dice, oh, io sono rimasta da sola, sono vedova, tu fuori di casa non ci esci. Guardate che Gesù non ci andava a fare la vita pubblica, eh. Cerchiamo di ricordarcelo questo qui, eh. Ma lei è la prima che l'ha donato per noi. E se la Madonna prima della Passione avesse detto, non me la sento, signore mio, e io, cioè, senti, è già abbastanza. Che vogliamo fare? Cribbio, sarà il caso di dirle grazie alla Madonna o no? O facciamo finta che non esiste? E tutte le lacrime che ha versato per noi? E tutte le sofferenze? Non parliamo poi di nostro Signore Gesù Cristo, il nostro Signore Gesù Cristo lo do un pochino più per ovvio, insomma, no? Allora, dentro questo orizzonte si impara un po' della gratitudine, perché cioè, quando saremo morti, ma che figura fai? Ma dove vai a nascondere quando stai davanti al nostro Signore? Dove vai a mettere? Dove vai a mettere? C'è qualche altra bestemmia da dire dopo tutto quello che ti ho fatto nella vita? Vediamo. Qualche altra bestemmia? Che altro volevi? Il creato è tutto a tua disposizione. Il sole, la luna, le stelle, il mare, i venti, l'acqua, la terra, il cibo, la bevanda, tutto quello che ti pare. Poi, hai combinato guai, tu hai combinato guai, non io. Ho mandato mio figlio senza che tu me lo chiedessi, è fatto uomo, è morto in croce per una cosa orrenda per te, stracerando quella poveraccia della madre che è l'unica creatura per cui non può fulminare a tutti quanti, d'accordo? L'unica che mi ha fatto vedere, l'unica. Che mi ha dato almeno la soddisfazione di vedere, guarda quanto è bella la tua creazione, perché questa è una delle grandezze della Madonna. Quanto vedere il nostro Signore quanto è bella la sua creatura, l'unica, d'accordo? Non ci sono altre. E tu sei stato buono, ma dimmi grazie tutta la vita. Mai. Cioè, hai sempre da lamentarti. Ha sempre che non ti mangi bene niente. E a tuo padre e a tua madre, che erano vecchi, li avevano schiaffati dentro un ospizio. C'è stato manco buono di stargli un po' dietro, dopo tutto quello che hanno fatto per te. Ma dove andava a mettere? Dove andava a nascondere? Capito? Cioè, allora, dico questo perché imparare a fare questi giri ci insegna un attimo a decentrarci un po', eh? Perché sennò sembriamo dei bambini viziati, adesso i bambini capricciosi e viziati che sono insopportabili, d'accordo? Mi fanno proprio me. Adesso i bambini che i genitori li circondano, che capito? Noi siamo veramente quei bambini capricciosi. Adesso i bambini che il padre, cioè, tutti i giocattoli di questo mondo, li pigliano, ci giocano 2 minuti e poi buttano via, d'accordo? Mangiano e bevono e dormono, stanno vestiti che deusso, tutto così, e stanno sempre a piagnucolare, a scapricciare, non gli sta bene niente. Eh?
Avete visto, no? Ce l'avete presenti, no? E se il padre o la madre dice qualcosa, vanno pure a quel paese, appena cominciano a sbocconcchiare qualcosa, no? Ecco, cioè, che gli faresti al ragazzino che vedi così? Io gli farei una faccia, ma una faccia, ma da fargli diventare una faccia, ma proprio tanta, capito? Glielo faremmo, no? Solo che il nostro Signore sa che devi dire, quel ragazzo, quello sei tu, quello è lo specchio tuo. Tu sei così, peggio anzi. Di quel ragazzino viziato e capriccioso. Se non sei buono nella vita a riconoscere il moltissimo che hai ricevuto da Dio e a stare buono e tranquillo, ad accoglierlo e a rendergli grazie. Sapete quanta gente, quante volte formando le anime, devo dire, uè, guarda che la carità è anche accoglierla una gentilezza, è anche accoglierla un atto d'amore, non è soltanto dare. Se una persona ti fa una cosa gentile, tu la devi accogliere. La devi accogliere, gli devi manifestare gratitudine e gli devi dire grazie. Scusate se mi infervoro un po', ma sono tematiche abbastanza sensibili per il mio cuore sacerdotale. Allora, continua, finisco la lettura. Le note del mio amore hanno risuonato di nuovo su tutte le cose create e ad un'anime voce mi hanno dato l'amore che feci correre su tutta la creazione. Nella mia volontà l'anima si mette a livello del suo creatore e nel suo stesso volere riceve e dona. Oh, che gara tra creatura e creatura e creatore, cioè che è la gara? Il creatore, vum, via. Sciorina tutti i suoi doni e tutte le sue grazie. La creatura che fa? Ringrazia, ringrazia, ama, contraccambia. E quando Dio viene contraccambiato in questo modo, quindi per sé e per tutti, intendendo con tutti creature non intelligenti e intelligenti, ridona ancora e la creatura ricambia. E solo i giochi d'amore, se uno legge la Vergine Maria, Regno della Divina Volontà, il passatempo, cioè la Madonna quotidianamente stava occupata in queste cose, tutti i giorni. Che gara tra creatura e creatore? Vogliamo vedere chi ama di più? Io che ringrazio o tu che doni? Non è uno scherzo questo, eh? Se tutti potessero vedere, ne resterebbero stupiti nel vedere che nella mia volontà, stanno attenti, l'anima diventa un piccolo Dio con la D minuscola. Ma tutto in virtù della potenza della mia volontà, perché queste operazioni sono possibili solo tramite atto di unione al divin volere, perché altrimenti il massimo che io potrei fare da me stesso con la grazia ordinaria è: ti ringrazio Dio per questo cibo che mi doni. Stop! Non entrare dentro il cibo e ringraziare, dare voce al cibo per ringraziare Dio. E né farlo per tutta la banda di uomini ingrati che mangiano rubando a sbafo senza ringraziare il Signore. Allora concludo. La volta scorsa abbiamo visto la prima ora del pellegrinaggio della Divina Volontà, no? Le prime ore di questa operetta, che consiglio chiaramente, si trova online. Per chi vuole entrare in questo mondo, voi sapete che questa seconda parte di questo ciclo di catechesi è la parte operativa, cioè. Quanto è bella la Divina Volontà, voglio cominciare a vivere, accomodati. Prendi il Pio Pellegrinaggio e fatti un'ora al giorno, che ci vogliono 3 minuti a fare un'ora al giorno. Ok? Allora ripeti, ripeti, ripeti e ti cominci a familiarizzare anche con questo linguaggio, no? Perché tu magari poi, finita la catechesi, no? Come si fa a fare il giro? Che devo fare? Devo vedere la cosa, poi devo dirgli ti amo, glielo dico prima io, glielo dico prima. Cioè, uno si va che si intruppa un po'. Allora, l'ausilio di questi testi servono anche perché hai dentro la tua anima un certo habitus, d'accordo? Una certa abitudine, una certa familiarità con questo modo di pregare che è, potremmo dire, antico e nuovo. Ecco. Antico sotto certi aspetti e nuovo sotto altri aspetti, come tutte le cose eminentemente cattoliche che uniscono sempre insieme vetera et nova. Allora, nella terza ora, a un certo punto, si dice, mio cuore, Gesù, vita mia, tutta la creazione è satura della tua adorabile volontà. I suoi atti sono innumerevoli in tutte le cose create. Perciò io, per meglio potervi rintracciare, mi accingo a peregrinare nell'universo intero. Giro nell'aria e in essa imprimo il mio ti amo per chiederti che le creature, sentite che bello, respirando
assorbano con l'aria la vita del tuo volere che regna in essa. Cioè, bisogna fermarsi un attimo, alt, ma che bello. Cioè, io imprimendo il mio ti amo nell'aria, chiedo al Signore che le creature respirando, tutte respirano, assorbano con l'aria la vita del tuo volere che regna in essa, perché nell'aria regna la vita del divino volere, eh? Perché l'aria è una creatura di Dio, che è stata da lui creata con un atto di volontà e dalla sua volontà è mantenuta nell'essere. L'aria, l'atmosfera nostra. Quindi nell'aria c'è la divina volontà, capito? Io spero che si comprendano queste cose, eh? Spero, ecco. Come diceva San Paolo, possa lo Spirito Santo illuminare la vostra mente per farvele comprendere. Allora, voglio benedire, glorificare e suggellare col mio ti amo l'ordine e l'armonia di tutta la creazione per portare a tutti l'ordine e l'armonia del regno della divina volontà. Voglio sorvolare su tutta la terra. Bellissimo, no? È del giro, quindi il giro indica proprio un movimento, no? Abbiamo visto la volta scorsa. Vado a fan giro, salgo sulla macchina e parto, vado sull'aereo e parto, vado sul treno e parto, vado sulla nave e mi muovo. Ok. Voglio sorvolare su tutta la terra ed imprimere il mio ti amo dove? Sul piccolo filo d'erba, sulle pianticelle, sopra i fiori tutti, sugli alberi più alti, sopra la sommità dei monti, così come nei più cupi abissi. Ah, provate a pensare a tutta la vita che c'è sott'acqua, a tutti gli oceani, alle milioni di specie di pesci e di flora che c'è dentro al mare. Chiaramente la maggior parte degli esseri umani ci pensa mai. Ok? Per chiederti che dovunque si estende il regno del tuo fiat, voglio animare tutto, dare la mia voce a tutti, affinché tutti dicano venga il tuo volere a regnare sulla terra. Quindi capite, l'effetto, diciamo così, santificante per tutti di questi giri è l'avvento del regno del Fiat, anzitutto chi lo fa, è ovvio che la santificazione massima si produce nell'attore di questo giro, eh? Quindi in chi li fa queste cose. Però l'effetto si spande, Gesù poi spiega in un altro scritto, a seconda delle singole disposizioni di ogni singola anima, l'effetto si spande dappertutto. Cioè un effetto di grazia, ma anche minimale, raggiungerà tutti gli esseri creati. Concludo con le parole di Santa Bernardetta, liberissimi, padronissimi, di non crederci. D'accordo? A Luisa, nostro Signore, l'ha rivelato e gli ha detto di scriverlo. Ecco, a me l'ha fatto conoscere e in qualche modo mi ci ha fatto raccapezzare qualche piccola cosa, anche se sono primi passi, ecco, mi ha ispirato di trasmetterlo, ecco, semplicemente come quando uno riceve un dono che non è privato, ma è fruibile da tutti e lo si mette a disposizione. È chiaro che per vivere bene queste cose, occorre crederci e chiaramente occorre evidentemente applicarsi a queste cose, cioè bisogna metterle in pratica, bisogna farle, bisogna assolutamente entrare in questo mondo. Il pellegrinaggio, ripeto il titolo, nella Divina Volontà, che risale nella sua struttura a Luisa stessa, è come dire una prima forma embrionale, ecco, sono una sorta di guida, una sorta di introduzione per abilitarsi a questi giri, perché ripeto, le prime ore sono tutti giri nella creazione, compreso Adamo ed Eva, Adamo nello stato d'origine, la caduta d'Adamo, eccetera, e poi i patriarchi dell'Antico Testamento. Certo, poi va avanti e si estende al Fiat redimente, cominceremo a vederlo la prossima volta, perché raggiunge anche l'incarnazione, la vita pubblica di Gesù, i suoi miracoli, passa per la sua morte e giunge fino alla sua risurrezione, quindi aprendosi poi con il mistero della Pentecoste al Fiat santificante, che poi lo vedremo più avanti. Quindi questo è più pellegrinaggio nella Divina Volontà, che fa un volo di gabbiano,
andare a cogliere il divin volere appunto nella creazione, nell'opera della redenzione e poi nell'opera di santificazione che è stata affidata alla Chiesa nel corso della storia. Vedremo queste cose, se Dio vuole, nelle prossime puntate. Sicuramente martedì prossimo dovremo vederci, poi quello seguente è Santo Stefano, ci diranno un pochino le suore come regolarci e comunque ne parleremo la prossima settimana. Do la benedizione a tutti. Ave Maria.